uno sciopero, un presidio qua davanti alla prefettura per mettere al centro, per far capire l'importanza del lavoro metalmeccanico. Diverse sono le vertenze in Savonese su quale discutete da tempo. Ma lo sciopero ovviamente è uno sciopero nazionale, ma è chiaro che il tema del rilancio industriale per la nostra provincia è particolarmente sentito. Questa è da anni un'area di crisi industriale complessa, lo sforzo che si sta facendo è quello di creare le condizioni per cui si possa passare da area di crisi a area di rilancio economico, e ovviamente il settore manifatturiero deve essere il volano del rilancio del nostro territorio. Parliamo ovviamente delle principali vertenze, perché senza, come dire, la messa in sicurezza del patrimonio produttivo ed occupazionale storico del nostro territorio ovviamente non si può parlare di rilancio, e quindi Piaggio Aerospace, perché è evidente che questo terzo bando di gara deve essere quello che porterà al nuovo assetto societario, quindi avere una nuova proprietà con un piano industriale solido, chiaro, fattibile, perché dopo più di 4 anni di amministrazione straordinaria i lavoratori e il territorio questo si meritano. C'è ovviamente il tema di Alstom, l'ex Bombardier, certamente una situazione decisamente migliore, ma c'è una questione legata a un finanziamento per l'importante investimento che il gruppo vuole fare nel sito di Vado, e da questo punto di vista il Ministero è, come dire, in ritardo nella definizione dello stesso. E poi ci sono altre vertenze che, come dire, non hanno, tra virgolette, una dignità di un tavolo aperto a livello nazionale, ma non per questo sono meno importanti. Il settore dell'auto è in una fase di grandissima trasformazione, perché, come dire, siamo in piena transizione ambientale, in piena transizione digitale, e non sappiamo quanto questo processo durerà, e questi sono processi che vanno governati e non subiti. Quindi abbiamo importanti realtà del territorio come Bitron e come Continental, Trench, che è un'altra storica azienda del nostro territorio, l'ex Magrini Galileo, che potrebbe essere comprata da un nuovo soggetto industriale, e Semar, che è stata Letcher Schneider, rilevato da Semar più di un anno fa, rispetto a cui c'è un piano industriale, ma non c'è ancora, come dire, non si è ancora operativamente dentro il nuovo stabilimento che è stato individuato. E comunque siamo in una fase in cui il fatturato industriale è tornato a scendere dopo mesi invece post-Covid in cui le cose andavano bene, e quindi è chiaro che tutte le realtà industriali del territorio vanno monitorate, vanno preservate, e oggi qui lo diremo al prefetto. Bisogna, come sempre, cercare e sforzarsi di fare sistema per il nostro territorio, quindi l'invito è anche ovviamente alle istituzioni territoriali, perché facciano da pungolo alle istanze istituzionali superiori, perché Savona vuole continuare ad essere un territorio che ha nella manifattura e nell'industria un importante pezzo della propria economia.